credo che sia un'esagerazione, visto che sì, è stata una politica un pochino invasiva da parte di Nicusano per la pubblicizzazione del marchio, ma alla fine nel calcio di oggi credo che questo fenomeno sarà sempre più frequente e credo che dovremmo abituarci all'idea delle squadre appunto con sponsor di questa portata. Credi che sia una provocazione da parte dei tifosi del Perugia questa? Credo anche che sia sì una provocazione per destabilizzare un pochino l'ambiente della Ternana. A te la stessa domanda, cosa ne pensi di questo fatto che non si vogliono presentare i tifosi del Perugia? Ma io penso che sbagliano, perché comunque il Rimusano ci ha salvato dalla Serie D e anche loro in passato con degli sponsor hanno esposto striscioni di sponsor, sulla maglietta sono pieni di sponsor, quindi non è niente, secondo me la motivazione non è valida. Mi sembra un po' una stupidaggine, però ognuno fa quello che vuole, tiferemo Ternana noi, male per loro che non vedono secondo me una bella partita delle due belle squadre. Quando riguarda quello che dicono che noi ci siamo venduti all'Unicusano, mi sembra che in Italia allora parecchi club si stanno vendendo, tra cinesi, giapponesi, americani, vedi Roma, Bologna, quelle di Milano, cioè noi almeno abbiamo trovato una realtà italiana. Sono tutte stupidaggini. La cosa positiva è che a Terni è venuto un gruppo unico sano, un gruppo sano che speriamo che ci dia delle soddisfazioni. Parlano di mentalità con la tessera in tasca, ma loro senza scorta a Terni non sono mai venuti. Poi con le sponsorizzazioni l'hanno inventate loro, da Toma, Euromobile, quante te ne pare, Frankie Garage, maglietta con quattro sponsor, quindi parlano di mentalità. E che ci hanno paura che quest'anno si è risvegliato il tifo ternano, quindi meglio gira la larga. È lo sponsor, ma però rimane sempre Ternana. I colori sono rosso-verdi e noi andiamo allo stadio perché io ci vado allo stadio. E posso solo dire che tifo Ternana, poi c'è sta scritto Ogni Cusano o sta scritto Pingo Pallino, me non me ne può fregare di meno. Ma tu che ne pensi però? Perché non penso? Ne penso è fuori luogo, non puoi pensare a una cosa che vale perché Ogni Cusano, perché loro vorrebbero avvenire a Terni, vince. E ho battuto la Ternana, non è che ho battuto l'Unicusano, perché qui dell'Unicusano mi sa già sta nessuno.